Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Sono qui per aggiornarvi un pochino sulle ultime novità per quanto riguarda il mondo, ovviamente, bianco-nero. Allora, il mondo bianco-nero, come direbbe qualcuno, ragazzi, il mondo bianco-nero. Allora, questo mondo bianco-nero, come direbbe qualcuno, è stato, sapete bene, un po' scosso. Diciamo che hanno provato a danneggiarci per l'ennesima volta, inchieste su inchieste, plusvalenze, cose varie, ci hanno portato, insomma, sicuramente a dei danni, che sono stati sicuramente dei danni che non sono stati in campo, ma sono stati dei danni fuori dal campo che poi si potrebbero ripercuotere anche sul campo. Molta gente negli ultimi giorni mi ha scritto sui social e mi ha detto: Matt, ti posso fare una domanda? Certo, ci mancherebbe altro, ma secondo te, alla luce dei risultati che io sto vedendo per la Juve, perché la Juve viene da 7 vittorie di fila, 7 vittorie importantissime, comunque in cui ha affrontato squadre molto dure, secondo te la Juve è da scudetto? Cioè oggi la Juve può ambire a vincere lo scudetto oppure attualmente, diciamo, non dobbiamo guardare lì? Cerco di spiegarvi un pochino il mio punto di vista, cioè cerco di farvi capire un pochino la cosa sul mondo bianco-nero, come avevo detto prima. Prima, ovviamente, prima di iniziare, ragazzi, io vi invito ad iscrivervi sempre al canale. Ovviamente non testo di niente di strano, non sto dicendo nulla e non voglio nulla, però mi devi fare un piccolissimo, proprio una piccola cortesia se tu vuoi bene a sta persona qua, se ci vuoi bene, se io non so se testo anche, non so niente. Comunque, ti chiedo una cosa molto importante. Iscrivetevi al canale, mettete like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, perché questo è molto importante. A che cosa serve la campanellina? Tanta gente vi dice: Mette, però la campanellina tanto non serve a niente, tutte inventi le cose. Raga, ma secondo voi mi vado a inventare le cose? Questa è una cosa che si è sempre detta su questo sito. Se voi non attivate la campanellina, non vi arrivano i video. Molto semplicemente, se voi volete, diciamo, far capire alla piattaforma che un canale vi piace, l'unica cosa che potete fare è attivare la campanellina. Punto. In quel modo lì loro dicono: Ah, allora ti piace il canale? Vabbè, ti facciamo vedere i video. Senza campanellina non ti mostrano i video. E poi seguitemi ovviamente sui social. Allora, facciamo un riepilogo della situazione molto, molto semplice. Io sono una persona molto limpida, cioè mi ritengo una persona molto limpida, quindi quando vado a parlare di calcio e quando vado ad esprimere opinioni sul calcio, voi sappiate che io non ve la dico perché voglio fare l'alternativo o perché ne voglio ingraziare. Io ve la dico perché effettivamente è quello che penso. D'altronde, secondo me è meglio avere di fronte una persona che vi dice quello che pensa apertamente piuttosto che una persona che vi inventa delle bugie e poi lo scoprite da altri. Io non sono interessato per nulla al modo in cui attualmente noi stiamo collezionando risultati. Cioè, io mi rendo perfettamente conto che le vittorie di fila che noi abbiamo ottenuto sono vittorie all'interno delle quali ci sono delle partite in cui tu hai meritato di vincere, tipo la partita con la Lazio, la partita con l'Inter, la partita col Verona, e ci sono state partite in cui tu meritavi il pareggio, ma sei riuscito a vincere alla fine, tipo le ultime partite che abbiamo visto. Però quello che ti voglio dire è, in questo momento qui, con questa situazione che si è creata nella nostra società, i 3 punti oggi me li prendo anche con un rigore al 90esimo. Mi devi capire. Quando io ti parlo di squadra, io ti parlo di un qualcosa che io all'inizio della. Cosa ti ho detto all'inizio stagione? Raga, la Juve gioca, ma oltre a giocare male, la Juve non è squadra. Cioè, si vede che in mezzo al campo la gente che è lì non lotta, non hanno nessun interesse. Cioè, sembrano persone che camminano in campo senza un apparente motivo. Da un po' di tempo io vedo un atteggiamento diverso e questo atteggiamento diverso è dato dall'allenatore. Un allenatore che sicuramente potrà essere contestato, potrà essere discusso. Non dico la parola con la O, cioè nel senso non vado oltre perché poi chi va a disprezzare un'altra persona così solo perché gli è antipatica, cioè merita, insomma, solamente silenzio. Però quello che ti voglio dire è: si può amare o non amare Allegri, ma una cosa bisogna dirla: Allegri sta lavorando, punto. Poi ci riuscirà, non ci riuscirà, sta cercando di farcela a modo suo, quindi giocando anche male, giocando sporco, giocando non bene, ma ci sta provando. Quindi tu puoi dire, rispetto a tempo fa,
almeno ha trovato una quadra, un modulo nuovo, un modo di giocare diverso, ha dato fiducia a tanti giovani, perché gente come Fagioli, come Miretti, come Sulè, cioè, se vedevano il campo col binocolo, raga, Fagioli, voglio dire, ha fatto pochissimo in Serie A, ha fatto in Serie B con la Cremonese, Allegri l'ha lanciato a ottobre, no, a dicembre, a ottobre se non sbaglio, ha cominciato a far fare qualcosina, comunque lui ha giocato bene e è diventato titolare. Giocatori come Biretti sono lanciati dall'anno scorso. Giocatori come Sulè li sta lanciando adesso dopo che li ha comunque aiutato a migliorarsi, cioè sta facendo un lavoro sui giovani. Anche perché se tu non fai un lavoro sui giovani, non c'hai più nessuno. Cioè, questa è una squadra che è arrivata a meno 7 nel momento in cui sto girando. Poi non so come sarà la classifica dopo, ma siamo a meno 7 dal Napoli che è capolista, che sta facendo una stagione fuori dal normale, ma siamo a meno 7 con, diciamo, molto meno, perché è vero che noi abbiamo una squadra probabilmente più forte nelle individualità, ma tu la squadra completa non ce l'hai mai avuta dall'inizio dell'anno. Cioè, tu non hai potuto contare su Di Maria, tu non hai potuto contare su Vlahovic, tu non hai potuto contare su Pogba e su Chiesa. Cioè, a te te mancano 4-5 titolari, senza contare tutti gli infortuni che ci sono stati, che quella è colpa dei preparatori e bisogna cambiarli. E siamo d'accordo, però nel momento in cui lo sto girando, quando tu mi dici, secondo te lo scudetto vale o non vale? Cioè, ce la possiamo fare noi a vincere lo scudetto? Possiamo farcela noi ad essere persone che riescono a vincere lo scudetto? Secondo te questa squadra è da scudetto? Io attualmente non ti posso dire che la squadra sia da scudetto. Io ti dico, noi ci dobbiamo provare fino all'ultima giornata. Quindi se tu mi dici, Matt, tu secondo te la Juve è da scudetto? Secondo me no. Ma no, non perché noi non siamo abbastanza bravi, ma perché all'inizio della stagione abbiamo perso tempo e lì ci sarebbe da fare un discorso diverso perché c'erano i nuovi, c'erano i giovani da ambientare. E in più, diciamoci la verità, vogliamo fare per una volta le vittime anche noi, visto che qui chiunque gioca contro di noi fa le vittime. Facciamo una volta, permettetemi di fare la vittima una volta sola. Te posso dire una cosa, sinceramente, a me mancherebbero 4 punti, 2 con la Salernitana e 2 con la Roma. 2 con la Roma, mi voglio stare pure zitto quindi con la Roma, dopo che non ci dovrei stare. Però con la Salernitana mancano 2 punti grossi così, perché ho segnato un gol al 90esimo e tu non me l'hai assegnato, era regolare. Quindi io non voglio, io non lo dico mai, avete visto, non ne parlo mai di questa cosa nei video, però siccome ne stiamo parlando ti dico che probabilmente senza questi 4 punti tu non stavi a meno 7, ma stavi a meno 3 e stavi a meno 3 senza mezza squadra, giocando male e con una marea di giovani lanciati in rosa. Questo ti voglio dire, le altre squadre hanno giocatori pronti, hanno giocatori già affidabili, hanno giocatori importanti e non è il discorso di dice, però... hanno giocatori importanti, però giocano. Sì, sicuramente giocano a modo loro. Ogni allenatore gioca a modo suo, ma io non vedo nessuna squadra di Serie A tranne il Napoli che gioca bene, comunque non spettacolare, ma bene. Non vedo nessuna squadra di Serie A che fa i miracoli in campo. Nessuna squadra che gioca un calcio straordinario, brillante. Giocano tutti a modo loro. Ci gioca Inzaghi con l'Inter, prettamente male. Ci gioca Pioli col Milan, benino, ma se gli manca la velocità è finito il gioco di Pioli. Cioè, questo è il discorso. Allora, io ti dico, a me attualmente non interessa come si raggiungono i risultati, ma non mi interessa non perché io non dia importanza al gioco, perché io importanza al gioco gliela do, ma io guardo anche il contesto in cui tu ti trovi attualmente. Io guardo un contesto in cui vedo mezza squadra fuori per infortunio, 4-5 giocatori su cui tutti potevi, non ci sono. La dirigenza che si è dimessa, guardate che il tenere unita la squadra da solo, anche con la dirigenza che si dimette, che quindi problemi legali ti portano alle dimissioni del CDA, il consiglio di amministrazione si dimette, non c'è un presidente, non c'è nessuno, si dimette. Guardate che una cosa del genere a livello mentale ti potrebbe anche far perdere l'orientamento. Deve essere brava la squadra, deve essere brava la società, deve essere bravo anche il mister a cercare di tenere tutti, cioè deve essere, no, il mister, no, 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 ma proprio devono essere bravi tutti nel cercare di mantenere l'ambiente in maniera serena, perché se non sei bravo, comunque quello si può ripercuotere in campo. Ora, io non lo so, ti ripeto, i risultati della squadra quali saranno, cioè non te posso dire, io ti sto parlando di questo che io sto vedendo, e questo che io ti sto vedendo, per me è un qualcosa di, diciamo, più interessante, più importante, più secondo me anche
prettamente, io non sto dicendo nulla di particolare, sto semplicemente parlando di questo. Poi, ovviamente, voi sapete la mia opinione per quanto riguarda il tifo della Juve. Io penso che la tua squadra tu la debba tifare sempre. Cioè, a prescindere da chi c'è in panchina, a prescindere da chi c'è in campo, se tu sei juventino e dici io sono juventino, lo sei sempre. Non è che lo sei quando ti pare a te, nel senso dipende. No, perché io sono juventino, però vorrei che Allegri se ne andasse, quindi io tifo contro. Beh, se tifi contro, tesoro mio, vattene via dalla tifoseria perché non ti voglio più vedere. Questo è il mio ragionamento. Ma te lo dico, perciò ho detto parlo diretto, perché tanto a me non interessa fare finta di essere quello che è comprensivo con tu. Io non devo essere falso con voi. Capite qual è il discorso? Non ho esigenza di essere falso con voi, perché io credo che voi siate abbastanza intelligenti per capire quando una persona vi prende in giro e quando una persona vi parla seriamente. Ora, in tutti questi, io ho mai preso in giro, ho sempre detto le cose con grande naturalezza. E ti dico che per me una tifoseria, una parte della tifoseria che si rifiuta di tifare perché non gli piace un giocatore, perché non gli piace l'allenatore, che per me non è nessuna categoria di tifoseria, e non si tratta di dare patenti di tifo, si tratta di avere una logica. Se tifi Juve, in panchina ci può sta pure Pinco Pallino, devi tifare Juve. Nell'anno in cui Sarri è stato qui, io ho tifato Juve, non ho mai sopportato. Tutto qua. Questo è il discorso, però quello che vi voglio dire io è: abbiamo fatto tante cose negative in questi anni, abbiamo sbagliato tutto in questi anni, da Paratici che ha preso il controllo della società, a Sarri, a Pirlo, tre eliminazioni di fila agli ottavi di finale, se non sbaglio, un'altra ai gironi avvenuta quest'anno, secondo me in maniera quasi stupida e paradossale, perché ci sono state delle gare in cui noi abbiamo giocato proprio male. Cioè, sono sicuro che se la Juve attuale avesse giocato in Champions ora, il girone tu l'avresti passato. Probabilmente, non so se da prima, ma l'avresti passato. Ma era una squadra diversa, una mentalità diversa. Eravamo molto diversi. Cioè, è cambiata la testa, capite qual è il discorso? È cambiata la mentalità. Allora, quest'anno è andata così in Champions League ed è sbagliato che sia andata così, va bene? Ma a prescindere da tutto, a prescindere da tutto quello che tu puoi dire, quello che tu puoi pensare, io quello che ti voglio dire è attualmente ci cioè dobbiamo prendere tutto quello che c'è, perché i conti poi si fanno a fine stagione, in base a quello che tu hai raggiunto, in base a quello che tu hai vinto, in base a quello che tu puoi dire, in base a quello che tu hai tenuto, perché può essere anche che a fine stagione tu possa comprare giocatori diversi. Che tu possa aprire, però non voglio sentir dire che questa squadra per forza doveva fare quello, doveva fare quello, perché è ovvio che l'obiettivo della Juve è sempre quello di vincere lo scudetto, se no non sarebbe la vincere lo scudetto, oppure qualsiasi altro non scudetto, stiamo a parlare dello scudetto, però io in generale dico vincere tutto sempre, ma poi devi guardare anche chi c'è all'interno della Juve. Con chi gioca la Juve titolare in campo, quali sono i giocatori della Juventus e quali sono i giocatori magari che ti trovi ad affrontare, che sono giocatori che all'apparenza ti potrebbero sembrare pure più deboli dei tuoi, ma giocatori come Leao, giocatori come Tonali, giocatori come Skriniar, giocatori come Lautaro, giocatori come... Ma ti potrei andare avanti, ma ti potrei andare avanti, come ho detto, i primi quattro che mi sono venuti in mente sarebbero tutti titolari qui. Sarebbero tutti titolari qui, molti dei nostri sarebbero titolari lì, ma molti no, ma nettamente, perché giocatori come Locatelli sarebbero titolari attualmente nel Milan e nell'Inter, attualmente per come stanno le cose, no, ho preso Locatelli a caso, ma te potrei prendere pure Cuadrado che c'ha 40 anni e non si regge più in piedi, Alexandro che c'ha 40 anni e non si regge più in piedi, cioè giocatori come... Che ne so, ma te potrei dire che non sarebbero titolari, eppure tu ci stai a giocare insieme a giocatori che potrebbero essere titolari. Alla fine del discorso, cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che ci troviamo all'interno di un contesto che deve vedere un pochino di recupero a livello mentale, cioè noi dobbiamo cercare di comprendere quali siano le strategie che ci possono aiutare a fare punti. Poi che tu possa fare punti. Che tu li possa fare bene, che tu non li possa fare, che tu li fai male, che tu non li fai affatto male, a me non mi interessa, a me non me ne può fregare di meno di quello che sinceramente si sente negli ultimi tempi, nel senso si gioca così, si gioca colà. A me attualmente, per come stanno le cose, che è una società demolita dalle polemiche, io attualmente vado cercando il risultato. Se tu vinci tutte le partite 1-0 da qua alla fine della stagione, io ti dico bravo, perché a me servono i punti. Poi, da quando io capisco
che posso vincere 1-0, lì ti comincio a chiedere, ti dico: aspetta un secondo, però mo non basta più 1-0, devi vincere un po' di più. Però ti posso dire la verità, ti posso essere sincero, ma tu quando hai affrontato la Lazio e l'Inter, che sono state due gare che tutti noi abbiamo detto, questi ne prendono 3, 4, tu ti aspettavi di battere l'Inter 2-0? Ti aspettavi di battere la Lazio 3-0? Cioè, sinceramente, la squadra ha cambiato volto e lo vogliamo dare un po' di merito oppure non lo vogliamo dare? Tutto qua, io questo dico. Poi tutto il resto sul gioco, su come gioca, su quello che si fa, su quello che si dice, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso che comunque ha a che fare con il modo di essere, il modo di fare, il modo di rappresentare il calcio. Ognuno ha il modo suo di rappresentare il calcio. Non è che tutti devono giocare allo stesso modo. E non è che la Juve ha tutti questi fenomeni che può giocare un calcio spettacolare. Non ci sono, almeno io non li vedo. Poi se voi li vedete, mi fate sapere chi sono i fenomeni, così ci facciamo due risate. Cioè ci facciamo due chiacchiere, ci vediamo un po' di cose. Perché io non le vedo. Fatemi sapere un po' nei commenti. Come la vedete, ragazzi? Fatemi sapere cosa ne pensate voi, le vostre opinioni. Non lo so, fatemi sapere. Datemi un parere, datemi un modo di vedere le cose, come dire bene da loro, insomma, datemi un parere.